Giovedì 18 giugno, Santa Marina. È il 170° giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 196 al termine. Il sole sorge alle 5.22, tramonta alle 21.02. La luna sorge alle 3.42, tramonta a mezzanotte. Viene firmato un trattato tra Venezia ed il Patriarcato di Aquileia. La Repubblica riconosce Ludovico di Teck quale legittimo patriarca, concedendogli la città di Aquileia, i paesi di San Vito e San Daniele nel Friuli e una rendita di 5.000 ducati l'anno. In cambio il patriarca si impegna ad impedire il contrabbando, a non dare rifugio a ribelli e banditi e a rifornirsi di sale solo da Venezia. Le previsioni per domani. Condizioni di variabilità, con nubi più presenti sulle zone montane e maggiori spazi di sereno in pianura, che comunque di sera si estenderanno alla montagna. Specie sulle zone centro-settentrionali sarà probabile qualche precipitazione, anche a carattere di rovescio o temporale. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale in pianura ed una diminuzione al più moderata in montagna, dove saranno raggiunte alla sera. Per le temperature massime prevarrà un lieve calo almeno in pianura. Un paesaggio straordinario, un'enogastronomia riconosciuta internazionalmente, insieme ad una cultura storica tutta da esplorare, fanno della montagna di Caltrano il luogo ideale per il turista esigente, alla ricerca dell'offerta perfetta in ogni stagione. Attraversando prati, pascoli e boschi, si può godere di un suggestivo panorama di tutta la pianura veneta e nelle giornate di cielo più limpido si può intravedere persino il campanile di San Marco a Venezia. Il territorio è caratterizzato dai piacevoli sali e scendi e in molti punti, a delimitazioni dei tanti pascoli, è possibile ammirare i numerosi reperti bellici come trincee e muretti, segni eterni dei capitoli più importanti di quella che noi tutti ricordiamo come la Grande Guerra. Oggi quelle stesse zone, scenari di scontri e battaglie dei nostri concittadini, sono una straordinaria risorsa attrattiva turistica, proprio perché in questo territorio, incanto dello sguardo, sono ancora attive ben 7 malghe storiche che svolgono il loro lavoro nel rispetto della tradizione vicentina, veneta e italiana. E legato proprio all'attività enogastronomica eccellente di queste malghe storiche è il percorso denominato Giro delle Malghe, un appuntamento divenuto oramai imperdibile che tocca tutte le malghe comunali e dal quale è possibile ammirare un panorama senza eguali. Oltre ai prodotti tipici delle malghe, come latticini e derivati, è possibile acquistare e degustare tutti i prodotti a marchio DECO, denominazione comunale d'origine. Un ventaglio di possibilità molto ampio dunque, che va dal paesaggistico all'enogastronomico e allo storico-culturale, facendo così della montagna di Caltrano il luogo ideale per il turista più esigente.